una delle opere più divertenti e famose dell'antichità è costituita dalle Metamorfosi di Apuleio, un romanzo latino incentrato sulle avventure di Lucio, un giovanotto che, a causa di un rituale magico andato male, si trova trasformato in asino e dovrà vivere tutta una serie di peripezie, prima di riuscire, anche con l'aiuto della dea Iside, a riacquistare la forma umana. Le Metamorfosi contengono al loro interno tutta una serie di novelle o episodi piuttosto licenziosi, tant'è che a un certo punto addirittura una matrona arriva a innamorarsi di Lucio in forma asinina e intraprende con lui una vera e propria relazione erotica. Sembrerebbe non esserci bisogno d'altro, eppure per qualcuno anche questo livello di licenziosità non bastava. Tant'è che nel 300, presso i letterati, tra cui Zanobi da Strada e soprattutto Giovanni Boccaccio, che si erano procurati o trascritti di proprio pugno una copia delle Metamorfosi, cominciò a girare una piccola aggiunta al decimo libro dell'opera che questi letterati trascrissero a margine dei propri esemplari. Un'aggiunta che oggi è nota come Spurcum Additamentum, aggiunta sporca, e che per lungo tempo ha fatto discutere gli studiosi, perché secondo alcuni sarebbe stato veramente un frammento originale del testo di Apuleio, che quindi si sarebbe dovuto reinserire all'interno delle Metamorfosi, per altri era di un autore antico ma non di Apuleio, e infine al giorno d'oggi per la maggioranza degli studiosi, la maggioranza assoluta, si tratta in realtà di un falso medievale, elaborato forse proprio nella biblioteca che per lungo tempo è stata l'unica a conservare il testo delle Metamorfosi, ovvero niente meno che la biblioteca di Monte Cassino, dove evidentemente i monaci, oltre appunto a pregare, a lavorare e a copiare tantissimi testi sacri, evidentemente trovavano anche il tempo di dilettarsi in letture più amene e addirittura, se le cose sono andate come si ritiene, di elaborare delle aggiunte ancora più licenziose del testo originale, perché in questa piccola aggiunta si descrive per filo e per segno l'igiene intima praticata dalla matrona a Lucio trasformato in asino. Quindi si apre uno scenario abbastanza buffo di, se le cose stanno così, di monaci abbastanza, se mi passate il termine, sporcaccioni, ma anche a questi sporcaccioni del Medioevo dobbiamo essere grati perché anche grazie al loro interesse ci è arrivato un testo assolutamente splendido, uno dei capolavori della letteratura antica, come le Metamorfosi di Apuleio.